che non è la criminalità organizzata, ma sono quei soggetti che controllano l'economia, che controllano i media, che controllano... Io credo che la stampa, la grande stampa regionale, sieda direttamente nella gestione dei tavoli della borghesia mafiosa regionale, perché regola l'economia e regola le grandi scelte strategiche ed economiche. Il caso di Ciancio San Filippo è evidentissimo. Ciancio San Filippo è il dominus di tutte le grandi operazioni immobiliari di Catania e non soltanto di Catania, di Taormina. Il gruppo Franza, che per un tempo controllò una parte di, o tentò di controllare una parte dei media, sicuramente è il soggetto, il dominus, ma non soltanto di Taormina, non soltanto di Messina, lo sta diventando di Milazzo, cioè di realtà economiche determinanti, regolando i piani regolatori, determinando le grandi scelte di tipo urbanistico. Poi, e nel libro è qui, perché sono padrini del ponte? Perché il gruppo Franza, perché Mario Ciancio San Filippo, sono stati soggetti che sono stati fondamentali, che hanno utilizzato il, particolarmente il gruppo Ciancio, il controllo della stampa, che non è soltanto la Sicilia, perché attraverso il controllo azionario, la Gazzetta del Sud, il Giornale Sicilia, le emittenti radio televisive, di fatto ha una situazione di monopolio, neanche di oligopolio, di monopolio dell'informazione da Bari a Lampedusa, a cui aggiungiamo il controllo specifico dell'ANSA. Mario Ciancio San Filippo è stato un azionista, è stato anche il consiglio, la figlia nel consiglio di amministrazione dell'agenzia ANSA, la principale agenzia d'Italia, ci rendiamo conto. E questo spiega, intanto spiega il ruolo che la stampa ha avuto per cancellare il No Ponte. Cioè oggi il No Ponte viene considerato, sono quattro straccioni che protestano di tanto in tanto perché ideologicamente ce l'hanno contro questa opera, quando al contrario non è stata mai data ospitalità alle ragioni del no, spiegando assolutamente, e oggi le ragioni del no sono vincenti. Oggi c'è stato un convegno a Messina in cui personaggi politici che hanno fatto anche la loro carriera sul sì al ponte, oggi devono riconoscere e legittimare il no ponte, dicendo avevate ragione a dichiarare l'insostenibilità finanziaria, economica, ambientale del ponte sullo stretto. E avevate ragione perché vi siete pagati da voi i vostri studi per dimostrare questo, mentre il sì al ponte ha avuto miliardi per poter oleare il meccanismo della fabbrica di consenso del ponte, che oggi paradossalmente non ha creato nessun consenso, perché io penso che veramente è impossibile trovare qualcuno che è a favore del ponte sullo stretto di Messina, e lo motivi per ragione.